Cominciamo dalle ufficialità. Il difensore centrale Davide Di Pasquale è stato ceduto al Crotone per l'ormai ex difensore biancazzurro. Contratto biennale. Nella stagione trascorsa 15 presenze e 2 reti con la maglia del Delfino. In giornata si dovrebbe sbloccare la trattativa Cuppone-Cerignola. Le parti si sono riavvicinate. Conferme circa la nostra anticipazione al TG8 di ieri sera sull'islandese Carlson. Contatti avviati da 10 giorni. L'ex Vis Pesaro, di proprietà del Venezia, può arrivare a titolo definitivo. Fisico prestante, 190 centimetri, punta centrale di movimento, l'islandese Carlson viene da una stagione senza dubbio positiva. 10 gol in 27 presenze con la maglia della Vis Pesaro, di fatto realizzati nel breve volgere di 2 mesi, da dicembre 2023 a febbraio 2024, dopo una prima parte caratterizzata da un paio di infortuni che gli hanno fatto saltare 8 partite. Curiosità: in Italia Carlson ha realizzato il suo primo e il suo ultimo gol proprio contro il Pescara il 20 ottobre 2020 in B con la maglia del Venezia nelle immagini, e lo scorso 18 febbraio con la maglia della Vis Pesaro, quando l'islandese riuscì a siglare 2 reti. In precedenza Carlson, 27 anni compiuti a febbraio, ha giocato in C con Siena e Virtus Francavilla. L'attaccante islandese è legato al Venezia sino al 30 giugno del prossimo anno, trattativa in fase avanzata. In caso di fumata bianca per Carlson, pronto un contratto triennale. Nelle prossime ore Dell'Icarri conta di definire la trattativa con la Juve Stabia per il 28enne esterno d'attacco o trequartista Accursio Bentivegna, esplicita richiesta di Silvio Baldini, che lo ha allenato per 3 stagioni nella Carrarese. Assai probabili le cessioni di Plizzari, proposto al Venezia, e di Davide Merola. Infine, Silvio Baldini verrà presentato domenica prossima alle 18 all'Ecco Hotel, contratto di 1 anno senza opzione di rinnovo.